sciopero, assemblea, si timbra alla fine dell'assemblea, gli scioperi durante l'orario di lavoro sono sospesi. Questa è la decisione dell'RSU di Susegana all'indomani dell'incontro con l'azienda a Roma. Scioperi sospesi almeno fino a quando il governo non interverrà sulla questione Electrolux. Ora la palla passa alla regione e all'esecutivo, ma i lavoratori sono scettici. Adesso il governo deve essere fatto e quindi il problema sarà là, capire se da parte del governo c'è questa possibilità di aiutare i lavoratori a venirne fuori da questo impasse. Qualcosa si è mosso, ma è ancora poco. Le aspettative sono tante e noi siamo pure stanchi, non solo di lavorare male, ma anche di essere presi in giro. Non si capisce ancora se siamo a un buon punto della trattativa e tutto fa sperare in un'azione più compatta dei lavoratori nel dimostrare le nostre ragioni e la nostra dignità nel continuare la lotta. Un incontro positivo, quello con il colosso svedese, secondo il sindacato, almeno per quanto riguarda le aperture in materia di salario, di orario e di delocalizzazione. Spiraglio positivo, ora aspetta il governo convocare il tavolo e dare quegli necessari interventi per riprendere l'attività e riprendere, come si dice, un percorso industriale e occupazionale anche per Electrolux. Grazie anche alla lotta dei lavoratori si è fatto cambiare parzialmente idea all'azienda. Con un intervento del governo che affronti questi temi potrebbe essere, io credo, un'occasione per invertire una tendenza e per ricominciare a fare anche politica industriale. Ma il presidio all'esterno dell'azienda per bloccare i camion in transito rimane ancora attivo. Noi siamo qua, adesso decideremo fino a quando andare avanti perché la situazione per noi non è risolta, però controlleremo principalmente le uscite e anche le entrate dei camion definendo un numero massimo di uscite. I dipendenti chiedono rassicurazioni. Ciò che è stato detto a Roma per loro è solo una mezza vittoria. Rimangono ancora dei punti sui quali premere affinché l'azienda ritorni sui suoi passi. Su 158.000 pezzi, i due terzi, quindi 94.000 pezzi, rimangono a Susegana. Non è sufficiente perché noi vogliamo che tutta la produzione tutta la nuova produzione del Cairo rimanga qua, anche perché vuol dire che se una parte del Cairo va in Ungheria, loro attrezzeranno una fabbrica dell'est per gli stessi prodotti nostri e questo è un rischio per il nostro futuro. In questo momento l'azienda sta cercando di recuperare anche quell'immagine che ha avuto per quanto riguarda l'aspetto proprio mediatico veramente negativa, e quindi io adesso vorrei che veramente si cominciasse a parlare sul serio di qualcosa di importante, e quello può essere fatto semplicemente attorno a un tavolo ministeriale.